più bella da fare in vacanza è svegliarsi presto e uscire subito dopo colazione. È l'una! È l'una del pomeriggio! L'una. Ma siamo in vacanza! Perché c'è tutto questo olio nel fiume? Qua lo mettono per far scivolare meglio le barche. Nicolò, ti ho detto di non strizzarti i capelli sul fiume. Che piccolo. Raga, si vede la spacca Napoli. Qui ci sono quelli che fanno il gioco della pallina sotto i tre bicchierini, no? È salito Luca, erano immobili, quando li hanno visti arrivare si sono messi a giocare, perché quelli che sono lì che giocano sono tutti complici. Se voi tentate di giocare vi rubano un sacco di soldi, perché c'è il trucco. Comunque ho una mezza paresi perché ho riso troppo e fa freddo. Andiamo qua a mangiare? No, ma ragazzi, sta roba è impossibile da mangiare, cioè è grande come la mia faccia. E ho una faccia enorme. È mega buono. 40 euro in 6. Il kebab costa meno di 2 euro. Siamo entrati in una pasticceria, anche qui costa tutto pochissimo, meno di 1 euro, anche la roba da bere. Questa sì che è vita. È molto carino Budapest di sera, perché lungo il Danubio ci sono tutti i monumenti illuminati. Se c'è una cosa che mi fa pensare al Natale, raga, è il KFC. Dai, facciamoci una bella foto di gruppo davanti alla scritta Budapest. Marcello, non sei contento? Non vedevo l'ora di venire fino a Budapest per vedere altri mercatini di Natale. Non sono mai riuscito ad apprezzare i mercatini di Natale. Ma sono carini. Tu non fai testo, Katia. Questo è il dolce tipico di Budapest, ma lo preparavano anche in Romania. È buono? Non mi fa impazzire, però ha un buon sapore. Se cercate un po' di street food, questo mercatino di Natale non è male. I prezzi non sono neanche tanto alti e c'è una bella varietà. Qua preparano anche il Club Clash e il succhio di granchio. Comunque alla fine l'Ungheria è soltanto una Romania che non ha mai smesso di sognare. Siamo passati a fare un po' di spesa in un altro supermercato perché ieri ci hanno trattato molto male. Non volevamo essere rimproverati di nuovo perché facciamo i video. E poi siamo tornati in ostello dove ci hanno fatto una fantastica sorpresa, ovvero ci hanno cambiato la stanza. Noi avevamo una stanza bellina, tranquilla, che non aveva il bagno interno. Avevamo il bagno in fondo al corridoio, niente di speciale. Però hanno voluto fare le cose in grande. Ci hanno dato una stanza tutta per noi, enorme, che non solo è per noi tre, ma anche per gli altri tre. E adesso vi faccio vedere. Io dormo qua sopra e ho anche un comodino. Io e Franz invece dormiamo qua, così facciamo i romantichelli. Qui c'è il nostro bagno, qua c'è un altro bagno e qui pure un altro bagno, toilette. Qui c'è la stanza degli altri. Cioè praticamente siamo tutti insieme in un mega appartamento gigantesco. Adesso vado a dare una mano a Franz per portare di qua la roba. Solo che dobbiamo andare di là per cucinare. Niente, stiamo per preparare una bellissima cenetta, spaghetti, aglio, olio. Piatto tipico Budapest. Stasera mangiamo in ostello, così risparmiamo. Però il cibo non costa niente, ma vogliamo fare gli italiani che preparano la pasta asciutta e impuzzolentiscono tutto l'edificio. Incredibile! Ce l'ho fatta! Ce l'ho fatta! Voglio provare il botto e il flip supremo. No! Devo correre perché fa freddo. Ci sono 3 gradi. È arrivato il momento più bello di tutta la serata, quello della cena. Non ci credo, questo qua è quello lì. C'è anche una saletta segreta soppalcata qua in alto, dove uno può venire qui a farsi i fatti propri. Poverina quella della reception. Molto spesso va. Te
Per farci perdonare per la nostra stupidità abbiamo deciso di offrire un po' di pasta anche alla tipo della reception. Quindi una cacio-pepe in pratica. Adesso mi sa che raggiungo gli altri di là, stiamo su ancora un po', poi andiamo a letto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto, fatemelo sapere tra i commenti se ne avete voglia e noi ci vediamo prestissimo con una nuova avventura. Ragazzi, la giornata si conclude qua, è stato proprio come volevamo. Bellissimo. Bellissimo. Devo confessarvi una cosa, ragazzi, non ho mai cucinato un piatto di pasta in tutta la mia vita. Non so fare la pasta. Disiscrivetevi pure.